Benvenuti in questo nuovo video. Questo oggi dovremo giocare ad Among Us e dobbiamo fare la speedrun. Abbiamo grassi, quindi dovremo giocare velocissimi. Però velocissimi, corriamo velocissimi. Si voterà velocissimi. L'impostore potrà fare le kill velocissime. Le emergency dureranno velocissime. E sarà tutto incredibilmente velocissimo. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Ho una domanda, molto interessante questa cosa. Per chi è balbuzzente. E fuori da questo video. Video. Ma bisogna ridere anche veloci se ridiamo. Voi ci scherzate. I meeting, io ve lo dico già, durano 15 secondi. No! Quindi parlate veloci. Io ve lo dico, correte veloci, parlate veloci, killate veloci. Pensa se guardano il video in 2x. Benvenuti nella speedrun Among Us. Allora, io lo sai che non ho una capacità di elaborare le cose che mi succedono molto veloce, cioè ho bisogno di riflettere. L'impostore può fare la kill ogni 15 secondi, mi pare. Ogni 15, sì, ma sì. Può fare uno sterminio. Sì, dura un poco. Cioè, quindi che letteralmente uccidi uno, anche se uno ti vede e sta correndo verso... Ecco, adesso già morta. Diciamo, se sta correndo verso l'emergency, tu lui segui, lo puoi rikillare. Oh ragazzi, ma davvero nessuno mi reporta? Ma siete questo tipo di amici? Ragazzi, è stato 15 secondi veloci! Sono ceccato! Sono accecato! Sono accecato! Scusate, allora, stavo facendo una missione, ho visto il corpo all'ultimo, ho interrotto la missione e ho fatto il report. Scusate, io ero dietro di te, c'avevi la kill dietro! Lo so, sono cieco! Non sono io, ve lo giuro! Ma che Bethesda, caprotto, ti spacco in due! Ma è Kendall davvero? Non è Kendall, secondo me! Dai, raga! Non so giocare! Non l'avevo vista! Quello è vero, lo dico dalla dire. Correte! Io ti posso dire una cosa. Sì. Kendall non c'ha un po' fa giocare. Cioè, raga, è tutto speedrun. Ti dicevo tutto il tempo, ma cioè, non me ne porta, cioè. Questa mi è stata annullata col call. Nessuno ha fatto delle task, che stanno a correre in giro. Ragazzi, mi dispiace, ma non ho visto niente nel navigation. C'era solo il cadavere. Io e Marci eravamo a sinistra, quindi siamo safe. Dove eravate? A sinistra. Reattori, io sono... Chi votiamo? Io sono morto. Steph. Ho votato Marci. Io vado a prendere un pallone, arrivo subito. Ma quanti morti ci sono? Non avete ancora imparato una cosa in questo gioco. Non sono mai l'impostore. Imparatelo prima o poi. E anche sei così sto tanto gioco. Ricco che pensavo che pagassi Among Us. Amico, emergency meeting. No, va bene, facciamo l'emergency. Lo votiamo? No, penso di votare te, Cardi, perché mi ha convinto Nico. No! Dai! A un secondo. Che stress. Aiuto. Io non ce la faccio, mi viene l'ansia. Sarebbe bello velocizzare anche le task. Vero? Sì, ci starebbe di brutto. Aiuto, questo voleva farlo più rush e non ci sono riuscito. Vabbè, si possono comunque cercare di fare al meglio possibile. Sei morto? Ti sei zittito? Sei morto? Ragazzi, però. Veloce, 15 secondi. Non ho visto niente. Dove era? Anche io non ho visto tutto niente, ma nel dubbio potrei Mark. Tutto giù a destra, non ho visto niente, Kendall. Non c'era nessuno. Caprotto dovrebbe essere safe allora. Ragazzi, sì, quando Mark sta in silenzio è sempre lui. E quindi è Mark, dobbiamo votare Mark? No, io non c'entro nulla, io voterei Mark. Caprotto. Scommettiamo che vinciamo perché speedrun. Perché Caprotto odia Steph, quindi è per quello. Bravi ragazzi. Fidatevi. Dai, raga, non dove... Se ascoltate il più scemo del gruppo, perdiamo. Ma no, perché l'avete buttato fuori? Guarda il tuo quoziente intellettivo come scende di altri 10 punti. Guarda come scende. Ma perché? Dai, scusa. Allora è Steph l'impostore. La coppia degli scemi. Nessuno fa le task. Nessuno. Chiamo un emergency. Sì. È perché magari è morto qualcuno. È un buon ritmo. Sei pronto? Buongiorno. Che è successo? Lo sapevo. Bravo l'impostore. Bravo l'impostore. Volevo sapere se era morto qualcuno, però non ho nessun indizio. Bravo l'impostore. Un applauso all'impostore. Stai parlando di mio marito per caso? No, sto parlando di chi l'ha ucciso suo marito. Io voto Steph. Io voto Nico. Cioè Nico mi autovota. No, raga. Dai, raga. Via. Ma perché buttate fuori le persone? È Caprotto. Ma non sono io, Fer. Io ti ho difeso. Facciamo subito l'emergency meeting. Hai ragione, Nick, è vero, mi hai difesa. Sono persone terribili. Non credo che ci sarà un match in cui non vince l'impostore. Sì. Il primo non l'ha vinto. Non il primo ha vinto, Caprotto ha vinto. E credo ma sia impossibile. Ma è di nuovo Caprotta? No.
sound reasonable. Fede, cosa fai? È stata la kiss su Steph che mi ha... Ho detto, cioè, deve essere per forza Caprotto. Sapete quando l'ho capito che era lui? Quando è morto. Quando ha cercato di cliccare DeMarc. È un po' troppo tardi. È Caprotto. Dici? Sì. Io non ho niente, eh? Eh? Meno male. Vabbè, il PC rotto. Io il PC rotto. Ma questo lo sappiamo da sì, abbiamo già capito. Comunque, come funziona la randomicità di Among Us non lo dovranno spiegare. Sai chi l'ha scritta? Quelli di Minecraft. Brava. Arci. Porca miseria. Penso che sia stato Mark, raga, perché veniva da quella direzione, c'era il cadavere di Fiere. Dove era il cadavere? Io dove era? Dove c'è l'ossigeno nella parte sopra, però. Ma non allora, cazzo! Possiamo dire che è già stato ucciso Mark casualmente a random prima? Ma però stavolta, secondo me, potrebbe essere davvero lui, Ma tu lo sai che dove era? Ma perché Aia. Io? Cosa c'entro io, scusa? Io schippo. Non ho prove, non voglio accusare nessuno innocente. Ma poi ero con gli altri! Eravate tutti a sinistra? È per forza Marco. Semplicemente Vado a farmi le task 0, 2, e 6, morirete 9, tutti 3. Perché io vincerò con le task. Guarda. Ragazzi, avevo paura. Ok. Avevo paura di Mark, ve lo giuro. Le fate le task? Io le stiamo facendo, carissimo. Ci impegniamo che avete fatto una barretta su 5. Li facciamo i compiti a casa. Non riesco a capire neanche che task mi va. Devo diminuire le task. Ne metto tipo 3. E appena faccio sta cosa sarò io impostore. Marci è un po' sus. Ma ho fatto la missione di ossigeno. Sono d'accordo. Mi stavi guardando mentre facevo la missione. No, ragazzi. Io mi fido, Guardate Marci, se mi vota è lui. E poi io ho votato da un'ora che voti me. Scusa, Marci, tu prima hai vinto eliminando tutti quanti in questo modo. Ragazzi, guardate un po' chi sarà. Sì, ma tu fatti delle domande. Nessuno mi ascolta. Perché non mi ascoltate? Casualmente. Prima ti abbiamo ascoltato, è morto un innocente. E stranamente. Shock. Ma io non ho votato Mark prima. Incredible. Shock. Io non ho capito a sto punto se l'impostore mi ha killato da se stesso o era qualcuno shapeshiftato. Shapeshiftato. E basta. Non ho fatto neanche in tempo a selezionare dici, le telecamere. Dici, Marco. Dici. Ma basta! Grazie, Nico, grazie. Ma basta, raga. Mancavano Marci e Marco. Ma basta! Ci sta, a me va bene questa speedrun di voti, mi va bene. Te e Nico siamo fregati. Se Nico siamo fregati. E Marco. Ha fatto poche kill, quindi forse è Kendall. No, Kendall è sempre funziona fermo. Così, guarda che Kendall è bravo. Let's go! Let's go! Applauso velocissimo! Ma che io non sono mai stato l'impostore. Che comunque vi metto meno task perché siete delle pigne. Esatto, non le fate. Infami. Ma non è vero, io le sto facendo. Task. Io non le ogni fatte. Volta mettete le tre shot ho messo. Io tre non shot. Le sto facendo, ragazzi, sappiate. Ecco, vedi? Vedi? Comunque prima Mark ha fatto la kill di fronte a Marci. Ma tu l'hai vista? Beh, sei morta tu. Sono morta io. Cioè, a fianco Marci, quindi è passato e ha fatto la kill praticamente di fronte. Però io avevo il dubbio perché poteva essersi trasformato in Mark, capito? Però era sì, cioè l'ha vista proprio. Per quello diceva Marco, perché l'ha visto. Ma perché praticamente nel momento che faceva la kill è arrivato velocissimo. Non è come sembra. Cosa hai visto, Kendall? E silenzio. Di chi era il corpo morto innanzitutto? Di Caprotta. Di Caprotto. Tu hai ucciso la mia donna. No, ascolta. Non è come sembra. C'era Steph. Mia moglie. Siete veloci, abbiamo 5 secondi. Io ho visto Nico. Non posso dire niente. Con la sua forma che l'ha ucciso. E ha ventato. Vabbè, ho capito. ormai, ragazzi, sei grazie Nico, lo apprezzo tanto. Nico, no, raga, vi ho spiegato come funziona. Non posso essere l'impostore in sto gioco. Perché? E non lo sto chiedendo al gioco, lo voglio sapere io! Per pagare a esatto. Fatemelo sapere perché! Mi dai 5 euro! Ma che ho la versione craccata di sto gioco orribile? Ho finito. Anch'io. Ho finito in tutti i sensi adesso. Hai fatto il tuo lavoro. Sì. Però almeno le ho completate, dai. Fammi vedere chi è, scusami, Però vedi ti confonde sempre perché si trasforma. Allora, so cosa stai per dire. Siete veloci? O è Marci? È facilissimo. O è Marci o è Kendall? Perché c'erano due marche. Quindi, o è Marci o Kendall? E secondo me, siccome è bravo, è Marci. Votate Marci. Votate Marci, ragazzi. Basta. Perché è la mossa da Marci questa. C'era il doppio Marci. Steph e Kendall. C'era il doppio Marci.
C'era andato. Io vedevo Marchi che ti inseguiva da un'ora tu, e pensavo guarda, che stessi per votare Marchi. Tu non ti sei fidato, scommetti che abbiamo vinto perché l'unica volta che non voti perché tu voti solo sbagliato. Ma che dici? Sei il giocatore più scarso di Among Us. Guarda. Miseria. Aiuto. Cioè, vabbè, raga, io comunque veramente qualcuno mi calcoli matematicamente la possibilità di essere in 7 e di non essere impostore in questo video più l'altro video che avete visto. Datemi calcoli matematici perché io ammazzo qualcuno. Bonjour. Hanno 20 anni. Dov'era? Era dovevo che sia Marci. Telecamere? Sì. Però è intelligente. Ero appena arrivato, mi hanno ucciso subito. Sì, pari. Io e Vera eravamo ad elettrica ed è arrivato Nico l'ultimo dal basso. Quindi non dico che Nico, ma Nico può io essere. Tutto io e Nico stiamo facendo la stessa missione, però. Io non ero ma visto Kendall. Sì, stiamo. Oh, ma chi è che Marci, te lo giuro, Marci. Allora, sto facendo un calcolo mentale perché se tu e Nico non potete essere e Marci è morto. Secondo me sai che per la prima volta è Kendall ufficialmente. Potrebbe. Okay. Ah, sto qua davanti. 07, l'ho fatta prima di te. Manca l'altra. No! Steph, dove ti trovi? No! Rispondimi veloce. Ad ossigeno, a fare ossigeno. Sì, la stavamo facendo assieme. L'abbiamo fatta allo stesso momento. Ok, 1, 2. Ragazzi, ma è di nuovo Caprotto. Caprotto. È di nuovo perché? Lei. Perché? Di nuovo Caprotto. E shiftata in... Ma Caprotto ha pagato il gioco 40 euro a differenza. Signora Caprotto, mi può dare il suo codice gioco? Perché vorrei per una volta uccidere. Essere impostore. Gradirei questa fortuna. Che evidentemente non sono io. Arriva troppo spesso. Avete fatto un grande errore. Alla signora Caprotta. Io per un attimo ho pensato fosse la prima volta Kendall. Ma lei ruba l'IP per entrambi. Sono stanca. Questo match così veloce mi sta stancando. È l'ultimo match, raga. Basta. Aiuto. Era il mio ultimo try. Ho detto, dai, vediamo se il gioco mi benedice. Allora, se non sono io, non sei tu, è Kendall. E anche se è matematica. No, non per è matematica. Forza. No, per forza. Comunque l'avete scriptato proprio male. Però tu quante volte? 3 oggi. Ci ha dato 100 euro su tre volte, giusto? Sì. Io 0. Ma è così ogni volta che registriamo. Sì, è impressionante. Ogni volta. È impressionante. Non è una volta, è tutte le volte. Sempre lei. O lei o Nico. Questa volta, però, Nico è andato male. No, direi che non è neanche questa volta. No, io ho iniziato il video dicendo stavolta è Kendall sicuro. Io ci ho sperato che fosse Kendall, raga. Ed è ceduto guardando le telecamere. Chi ha votato? Forse ho rubato il posto a Marci. Io ho votato Steph. Credo che Marci abbia votato Kendall perché gli ha rubato il posto. Ma raga, perché lo buttate fuori? Pesantissimo. Raga, questo era un test per vedere cosa facevate. Io sono rimasta FK al centro. È vero. Marci ah, era FK lì fermo. Io mi farei delle domande sul tuo comportamento. Poi lo stupido sono io qua, eh. Hai visto che amici hai? Chi è che è morto? Chi è che è morto, caro? Non puoi essere, perché tanto è sempre così. Ho visto due volte rosa. Qualcuno si è trasformato in me. Ho il dubbio. Maledetti. È che siamo talmente veloci che non sai se è uno che ti ha capito. 3, 2, 1, è morto qualcuno. Lo sapevo. Sì. Lo sapevo che era morto qualcuno. Lo sapevo. Ma cosa sai tu? Credo. E di fatto ha azzeccato, signor Caprotto. La posso difendere. Io credo che ci fossero due fere per un attimo. Ok. Alle allucinazioni, ragazzo. Io ne ho vista solo una di fere, raga. Anch'io ho visto solo me stessa. Comunque perdere per un voto non è, ci credo, è disarmante, Nico, raga. Guarda, veramente. veramente. Per un voto è disarmante, credo, ragazzi. Ma è giusto? Io ho votato Nico, però. È giusto? Che tu hai votato Nico e non te l'ha segnato? Oh, tre volte di figli la Marche fai schifo, comunque. Beato. Hai pagato il gioco, beato, veramente. Raga, sono arrivati 5 euro da Steph prima. Sì? Non smettete di mettermi in mezzo che li userei io i 5 euro, che non sono impostore dal 2001. Allora, Steph, ascoltami. Mi sei rotta la macchinetta del caffè. Dammi 50 euro che la sistemo. No, per me 55 sono. No, se smetti di bere il caffè ti fa bene, quindi... No, ma ne ho bisogno per fare video con voi, sennò come faccio a essere così divertente? Dai, Steph, è un piccolo investimento, è un piccolo investimento per i suoi video. Ma scusa, tu dici che sei Kendall God, i God non hanno bisogno del caffè. Esatto. No, i God hanno bisogno del caffè, che ne vuoi sapere tu? 4 caffè al giorno. Ci fermiamoci nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!